Mercato Juve, pronti 130 milioni al Napoli. Secondo Tuttosport, con l'arrivo di Sarri in bianconero c'è il forte timore che l'ex tecnico partenopeo possa mettere nella lista di mercato due azzurri che conoscono a memoria la sua fase difensiva, Isai e Koulibaly. È forte il timore che il K2 possa lasciare Napoli ed è alimentato dal particolare che De Laurentiis abbia trovato l'accordo con Mino Raiola per il suo assistito Kostas Manolas. Un investimento troppo elevato se immaginato solo per sostituire Albiol, in partenza verso Villarreal, club pronto a pagare una clausola variabile da 4 a 6 milioni. È uno da scenario da circa 130 milioni di euro, soldi che la Juventus verserebbe per Koulibaly, non c'è clausola rescissoria, confali Ramadani regista dell'operazione. L'agente di Koulibaly aveva favorito il rinnovo di contratto a settembre scorso e a cifre favorevoli al Napoli, ma con la promessa di concedere il via libera al suo assistito di fronte ad offerte clamorose. Calciomercato Juventus, nome nuovo a centrocampo, il club bianconero è molto interessato al cartellino di Hazard a Fiandellione. La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri e per allestire una squadra competitiva in tutti i reparti. Priorità, soprattutto, al centrocampo dove si attendono altri colpi dopo quello di Ramsey. I profili accostati al club campione d'Italia sono diversi, ma l'ultima idea è a dir poco sorprendente e porta direttamente in Francia, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il DS Paratici sarebbe infatti sulle tracce di Azarafia, centrocampista offensivo dell'Olympique Lione classe 99. Il contratto del giocatore scade il prossimo 30 giugno e quasi sicuramente non rinnoverà col club francese. La Juve, dunque, è pronta ad affondare il colpo per provare a chiudere l'operazione e per anticipare la concorrenza. Azarafia potrebbe essere dirottato in Under 23 dalla Juve prima del successivo salto in prima squadra. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni, ma la Juve sembra avere le idee chiare sui nuovi rinforzi da regalare a Maurizio Sarri.